Un PIL da 173 milioni di euro nei prossimi 3 anni e oltre 6.000 posti di lavoro, queste sono le stime di IRPET, l'Istituto per la Programmazione Economica della Toscana, riguardo all'agricoltura giovanile, un settore in continua espansione. C'è voglia di ritorno al lavoro nelle campagne da parte dei giovani, come dimostrano anche le risorse investite dalla Regione Toscana con il piano di sviluppo rurale e il pacchetto destinato agli imprenditori fino a 40 anni. Numeri presentati nel corso dell'iniziativa Sogni un futuro al centro della terra, organizzata da Giovani Si è tenutasi questo pomeriggio a Firenze, nella sede della Regione Toscana. Qui il presidente Enrico Rossi e l'assessore all'agricoltura Remaschi hanno incontrato i giovani che hanno usufruito dei bandi degli scorsi anni e di quello pubblicato a luglio 2015, che ha visto un'ulteriore disponibilità di 100 milioni di euro. Avevamo fatto un bando con 40 milioni di euro, le domande sono state più di 1.000, abbiamo deciso di portare i 40 milioni a 100 milioni. In questo modo 700 imprese giovanili avranno i nostri contributi e questo produrrà nell'arco di 3-4 anni un aumento dell'occupazione nel settore dell'agricoltura intorno a 6.000 posti di lavoro. Insomma, la Regione investe nei giovani e i giovani ripagano per le risorse spese. Stando ai dati, infatti, le aziende agricole guidate da Under 40 producono il 7% in più rispetto alla media del settore. Insomma, sono più attive. Ad oggi, grazie ai fondi del bando di luglio 2015, le imprese potenzialmente finanziabili sono 686 e faranno investimenti per 136 milioni di euro, di cui 69 milioni coperti da contributi pubblici. Molto bello che i giovani riscoprano questa attività dopo gli anni in cui si è teorizzato che si faceva bene senza lavorare, insomma, che si facevano i soldi con il denaro scommettendo in borsa. È bene che si ritrovi il gusto, la passione del produrre ciò che è essenziale per la vita, di farlo bene e di misurarsi piuttosto con i valori d'uso che non con l'obiettivo mero del profitto. In Palazzo Sacrati Strozzi, nel corso dell'incontro con l'istituzione, i giovani toscani hanno avuto anche modo di raccontare le loro storie, i loro sogni legati al lavoro. Da chi ha deciso di puntare sull'agricoltura sociale fino a chi ha riammodernato l'azienda di famiglia, magari trasformandola e innovandola. Sogni che guardano al passato, con il recupero di antiche produzioni, ma calate profondamente nel presente. C'è poi chi nell'agricoltura ha trovato la propria strada, come la giovane donna che ha abbandonato la capitale e una carriera da avvocato per lavorare in campagna. Io facevo l'avvocato, vivevo a Roma e poi mi sono ritrovata a dover gestire delle proprietà ad Arezzo. Era una vecchia azienda, ormai in disuso, abbandonata dalla mia famiglia, e ho deciso quindi di lasciare tutto e tornare a vivere qua e cercare di mandare avanti questa azienda e farla ripartire nella speranza di farla tornare ad essere quello che era. Noi produciamo adesso olio, un po' di frutta, piante aromatiche, poi facciamo agricoltura sociale con dei ragazzi disabili. La mia è un progetto nato nel 2012 di un impianto di trasformazione di olio, quindi imbottigliamento, produzione e imbottigliamento e vendita diretta, più abbiamo realizzato un birrificio agricolo artigianale, quindi questo è stato l'ultimo progetto, praticamente abbiamo fatto tutti e due questi progetti, tutti e due insieme di pari passo. E adesso siamo partiti e quindi si vedono i risultati di questo investimento. La scelta di rifare, comunque di ritornare all'agricoltura, mi deriva sia da una, diciamo, da quello che è la mia storia, comunque delle origini dei miei genitori contadine, percorso di studio che sono laureato in agraria, e quindi la voglia di fare qualcosa in proprio, oltre che magari lavorare anche per altre attività, altre aziende. Chiaramente senza il contributo del pacchetto giovani della Regione Toscana difficilmente avrei aperto l'azienda, questo è sicuro. Grazie al PSR, tramite la mia associazione, la Coldiretti, che mi ha informato di questo, e io ho potuto usufruire quindi dei fondi per, diciamo, ampliare e ristrutturare l'azienda di famiglia già esistente, e in cui ho un allevamento di chianine di circa 50 capi attualmente e di ovini di razza appenninica circa 70 ettari, di cui 30 seminativo, gli altri 30 sono seminativo ma sono destinati alla cerealicoltura, e poi circa 1,5 ettari di oliveto. La nostra storia nasce da 5 giovani, abbiamo fatto un insediamento in una cooperativa agricola, conferiremo il premio che ci riconoscerà la Regione a capitale sociale di questa cooperativa, e abbiamo preso in affitto un terreno in stato di abbandono nella frazione di Veneri a Pescia. Sono 40 ettari che sono stati abbandonati circa 2-3 anni fa, quindi è un corpo aziendale molto importante per la nostra zona, ed è composto da vigneto, oliveto e una parte di seminativi. Io andrò a investire nel settore dell'ospitalità,
quindi creando un agriturismo con tre camere, e in più ci sarà affiancata a questo qui una, si andrà a implementare quella dell'attività che è già aziendale, che è quella della produzione degli oli come olio extravergine d'oliva e come oli aromatizzati. Nuovi incentivi poi arriveranno anche nel 2016, il bando del pacchetto giovani sarà pubblicato infatti entro l'estate prossima, un bando che aprirà ad un maggior numero di imprenditori agricoli, come nel caso di giovani che abbiano acquisito la partita IVA nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda alla Regione Toscana. Oggi il limite era di 6 mesi, un'opportunità in più quindi per tutti coloro che non hanno potuto partecipare ai bandi, l'opportunità di realizzare il proprio sogno nella campagna toscana.